A 2 anni dalla strage che Nici è stato assassinato a Palermo, un giovane commissario di polizia impegnato in prima persona nella cattura dei mafiosi ricercati. Un nuovo durissimo affronto alla coscienza civile del paese che saprà reagire con tutta l'energia necessaria, ha detto il capo dello Stato Cossiga. Sono stati 2 professionisti del crimine ad uccidere ieri sera alle 21.15 sul molo di Porticello, a 15 chilometri da Palermo, il commissario Beppe Montana. Le perizie hanno accertato che i sicari hanno impiegato armi tipiche delle esecuzioni mafiose, rivoltelle calibro 38 e 357 Magnum con proiettili ad espansione. Gli assassini, per non essere scoperti nel corso dell'agguato, hanno ucciso con un coltello anche il cane da guardia del cantiere. Tra i primi ad accorrere sul molo di Porticello sono stati proprio 2 magistrati impegnati in prima linea nella lotta alla mafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un delitto che si inquadra nella strategia del terrore di Cosa Nostra alla vigilia della stagione dei grandi processi. Una dimostrazione di vitalità della struttura operativa, un'altra sfida brutale allo Stato, quasi a ricordare che i tempi bui della violenza non sono finiti. È un richiamo al nostro senso di responsabilità, perché con grande forza appaia chiaro alla gente, all'opinione pubblica nazionale, appaia chiaro all'intero paese che qui nell'amministrazione comunale di Palermo vi è uno dei tanti baluardi nella lotta contro la mafia. In cattedrale solenni funerali officiati dal vescovo ausiliare Monsignor Mazzola, alla presenza dei ministri dell'interno e delle regioni, del capo della polizia Porpora e dell'alto commissario Boccia. L'onorevole Scalfaro si è quindi recato in via Pipitone Federico nel 2° anniversario della strage, nella quale perirono il giudice Rocco Chinnici e la sua scorta. Quindi ha presieduto in prefettura un vertice operativo. Un giovane funzionario di polizia e il vicecapo della mobile palermitana, Antonino Cassarà, 38 anni, che si era distinto nella lotta ai mafiosi, è stato ucciso sotto casa insieme all'agente 23enne Roberto Antiochia. 9 giorni dopo l'assassinio del dirigente della stessa squadra mobile Giuseppe Montana a Porticello. Nelle altre foto vediamo Cassarà ai funerali del collega. L'agguato è scattato a 10 minuti dalle 16. Cassarà, che era a capo della sezione omicidi, rientrava a casa, un condominio di recente costruzione nella zona dello stadio. I sicari avevano calcolato tutto, hanno usato come postazione di tiro 3 piani sulle scale di una palazzina che si trova ad una 30ina di metri dall'ingresso del complesso. Quando è apparso Cassarà, da quelle postazioni, ben nascoste da alcuni alberi, i sicari, 3 pare, hanno sparato quanto avevano nelle loro armi automatiche, più di 200 colpi di Kalashnikov. Il nuovo brutale delitto di Palermo ha avuto un'eco immediata qui a Palazzo Chigi, dove era prevista per il 1° pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio Craxi, non appena informato del nuovo tragico agguato, ha convocato una riunione straordinaria qui a Palazzo Chigi, alla quale hanno partecipato i vertici della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri. Alla sanguinosa offensiva della criminalità organizzata, il governo ha deciso di rispondere con una serie di misure straordinarie, sulle quali però non sono state fornite anticipazioni. Come conseguenza delle decisioni straordinarie prese a Palazzo Chigi, abbiamo appreso poco fa che il ministro dell'Interno Scalfaro ha già disposto l'invio a Palermo di un reparto mobile di pubblica sicurezza, di un battaglione di carabinieri e di un nucleo della Guardia di Finanza. Ma io direi, al momento di sbandamento, che è durato poche ore, è successa immediatamente la ripresa, direi, delle posizioni di attacco da parte dello Stato. Sono stati mandati qui i migliori funzionari, sono stati mandati degli uomini per stabilire il controllo, la riappropriazione del territorio. Questi staranno il più a lungo possibile e certamente non se ne andranno se prima non saranno conseguiti dei grossi successi. Per questa ultima mattina insieme la famiglia ha voluto restare sola con Ninni Cassarà, ma quel vicequestore nel mirino della mafia dei Kalashnikov, di amici ne aveva tanti. Tanti amici che hanno fatto ancor più piccola la chiesa dei Vespri. Accanto alla moglie di Ninni, Laura, ai piccoli Gaspare e Marida, e dalla mamma, signora Elvira, la prima a parlare a Ninni di impegno ed onore, c'erano stamani poliziotti e magistrati, quanti con Cassarà avevano diviso i successi degli ultimi mesi e le amarezze degli ultimi giorni. Francesco Cossiga ha risposto all'invito, all'invocazione di Palermo, ed è giunto nel capoluogo siciliano come simbolo di uno Stato che non sa soltanto contare e onorare i suoi morti, ma sa soprattutto reagire alla sfida della criminalità organizzata.
La mafia torna a colpire il cuore dello Stato. I killer di Cosa Nostra hanno bloccato la scorsa notte in autostrada fra Palermo e Caltanissetta l'auto sulla quale viaggiava il magistrato Antonio Saetta. Gli hanno sparato decine di colpi, lo hanno ucciso con il figlio Stefano. Per me non è purtroppo una sorpresa, una volta scontato, che oramai la mafia, seppur mai può essere stata diversa in un lontano passato, non è altro che una delle più potenti organizzazioni criminali esistenti, non è altro che un tessuto di delitti e di criminalità. Chi sarà la prossima vittima? E questa domanda amara è ancor più amareggiata. E questa è una domanda amara, ha detto Monsignor Bommarito, resa ancora più amara dal fatto che a Roma si discute molto e si decide lentamente, con incertezza, senza convinzione. E così un popolo di onesti deve soggiacere ad un manipolo di gente con mano nefanda. Dobbiamo uscire dal labirinto, ha detto ancora l'arcivescovo di Catania, dobbiamo ricostruire al di là della cultura delle tangenti e del maledetto pizzo, e per questo attendiamo un aiuto concreto, tangibile, visibile da parte dello Stato. Il governo era rappresentato dai ministri Vassalli e Mattarella, c'erano poi tanti colleghi della vittima e il Consiglio Superiore della Magistratura al completo. Ma mi pare che siamo in presenza di una ulteriore, ennesima prova di escalation criminale terroristica della mafia che non mi pare neanche il caso di commentare. L'effetto intimidatorio diffusivo che atti come questi hanno è evidente sotto gli occhi di tutti. Troverà la risposta compatta, coesa, unita dello Stato che le ultime vicende dimostrano che si può avere e che il Consiglio ha dimostrato di saper dare. Non ci saranno cedimenti, ci sarà un rafforzamento dell'impegno e della coesione alla quale tutti aspiriamo.